Ti devo fare una premessa però, è molto singolare che una sociologa venga a fare una relazione sulla dottrina sociale della Chiesa. Io vi devo dire, ci sono arrivata per correlazione, perché facendo delle indagini e cercando di interpretare alcuni elementi, alcune dinamiche, che sono all'ordine del giorno e che per me sono dei nodi problematici, ai quali dobbiamo stare attenti, sono arrivata appunto alla dottrina sociale della Chiesa, sono arrivata anche al pensiero di alcuni pontefici. Vi faccio un esempio soltanto: il concetto di habitus, preso, mutuato da San Tommaso, utilizzato da Benedetto XVI nella Spe Salvi, è un concetto che può essere correlato a quello di Pierre Bourdieu, anche se Bourdieu è molto più stretto nell'analizzarlo rispetto alla grande ampiezza che invece viene data da Benedetto XVI. E poi anche per dei problemi che prima Damiano ha sollecitato, sollevato, e che vi dirò che sono in parte anche i miei. Lui ha chiamato il misticismo. Anzi, sì, il misticismo del collettivo, io lo chiamo il narcisismo di massa, e che è un problema. Allora, vi dico in velocità, pregando Paolo di darmi proprio dei tempi, e qui vi devo leggere un elenco. Io non sono abituata a leggere un elenco, però non sono così, come dire, creativa nel proporre questa comunione, ibridazione, chiamatela come vi pare, tra la dottrina sociale della Chiesa, le scienze umane e nella fattispecie la sociologia. Perché? Perché a parte un colloquio che si era cercato da molto tempo, andando sempre a studiare per strade traverse, si direbbe la Serendipity, ho scoperto le seguenti cose. Intanto, che il problema del mutamento, che Paolo VI amava chiamare la trasformazione, che ha investito, che è impattato nella società e quindi in tutte le dinamiche storico, sociali, culturali, e che ha inizio con le grandi rivoluzioni del XVIII secolo, è la vera ragione della nascita e della dottrina sociale della Chiesa, perché siamo nel 1891, e della sociologia, perché se il termine viene coniato da Comte, la sociologia si struttura, prende tutta la sua semantica, la sua metodologia con i grandi, da Weber, Zimmer, Durkheim, e quelli sono gli anni. Ma perché? Perché entrambi questi ambiti hanno bisogno di comprendere le ragioni e anche le dinamiche che prendeva questo inarrestabile cambiamento, questo, come dire, processo di accelerazione della storia. Secondo, perché è vero che la teologia si muove sul terreno immanente e si fonda su dati empirici, e la dottrina sociale, quindi anche, diciamo, la dottrina sociale, no, la dottrina sociale prende molto dalla teologia, si muove su un terreno trascendente, però proprio nella concretizzazione, nell'oggettivizzazione di alcuni argomenti della teologia in un contesto storico-sociale che la sociologia scopre, si può trovare questa coniugazione tra l'orizzontalismo sociologico e il verticalismo teologico, e quindi della dottrina sociale. Perché ancora, pur se c'è stata una grande fase di incomunicabilità, e qui vi voglio dire, non vado solo a Comte che inizia dicendo che la religione fa parte dello stato primitivo dell'umanità, ma c'è stato tutto un filone di ateismo metodologico che insomma è stato anche fondamentale. Però soprattutto a partire dalla Gaudium et Spes, ma in verità già da alcune encicliche di Giovanni XXIII, si apre il dialogo, viene promosso, viene sollecitato il dialogo tra scienze profane e teologia, e questo è molto chiaro la Gaudium et Spes. E che cosa
fa avvenire, la teologia abbandona, diciamo, e quindi anche la dottrina sociale della Chiesa abbandona una, come dire, un ripiegamento in se stessa, e nello stesso tempo, in quel momento, anche la sociologia progressivamente lascia, si disancora da una concezione ideologica della conoscenza e non ha più quei pregiudizi anche metafisici che l'avevano caratterizzato, almeno alcune parti della sociologia, alcuni studiosi. C'è un'altra cosa che poi è unita a questo, che se la Rerum Novarum si presenta nella forma dottrinaria, normativa a contenuto fideistico, e qui qualcuno dice oscurantista o liberatore, Donati parla molto di questo, poi però, e qui veramente con la Pacem in Terris di Giovanni XXIII, con la Mater et Magistra, inizia a utilizzare un metodo induttivo. E lo stesso avviene per la sociologia. La sociologia a un certo punto si affranca dalla necessità di studiare fenomeni soltanto in modo statistico e comunque attenta alle evidenze, e inizia anche lei a proporre dei paradigmi induttivi soggettivisti. C'è ancora un'altra cosa, e che è interessante perché l'hanno capito, perché l'ha capito questo grande Papa, in precedenza l'aveva denunciato Paolo VI, quando parla della drammatica frattura tra Vangelo e cultura moderna, e ne parla spesso nell'Evangelio Nunziandi. Ma Giovanni Paolo II, in più occasioni, nella Centesimus Annus, ma quando va a fare il discorso a giugno all'UNESCO, chiede proprio che per poter entrare in una idea, in una visione nuova di società, è necessario, obbligatorio, trovare un linguaggio comune tra il pensiero cristiano e il pensiero laico. E su questa base, naturalmente, si è tentato di avviare un dialogo, alcune volte ci si è riusciti, altre volte non si è riusciti a fare questo. In ultimo, ed è questa è la cosa che mi interessa particolarmente e con la quale poi cercherò in brevissimo tempo di dare ulteriori informazioni, c'è un'altra cosa che unisce molto la dottrina sociale della Chiesa e unisce molto, che la unisce molto alla sociologia, è questo passaggio che avviene dal sistema all'individuo, che viene, come dire, Papa Montini ne parla, lo sottolinea, lo evidenzia nel chiudere il Concilio Vaticano II, dice questo. Per farvi capire come va le correlazioni, alcune volte ti balzano proprio agli occhi. Io ci sono arrivata così, perché leggendo una cosa poi sono andata ad un'altra. Allora dice Montini, l'uomo oggi si fa non solo centro di ogni interesse, ma principio e ragione di ogni realtà. Pensate che in termini sociologici, da dottrina in poi, non parlo di Simmel, eccetera, c'è stata questa denuncia della religione dell'individuo che stava diventando invasiva del clima culturale. Per andare veloce, vi faccio lo sconto di tutto quello che sono andata a vedere in termini generali sulla persona, dalla Caritas in Veritate, dove Benedetto XVI parla di questa spiritualità di comunione che nasce proprio dal fatto che la persona immagine di Dio, c'è cioè questa relazione profonda. Vi faccio, come dire, grazie di tutta questa cosa, perché se no non riesco a essere così rapida come ho promesso. Vi dico naturalmente, ve le cito proprio a volo d'uccello, tutte le, diciamo, i momenti
e le encicliche che sono state fondamentali per dirci quanto la persona è al centro del pensiero della dottrina sociale, oltre a essere al centro della Chiesa, oltre a essere al centro della teologia, ma proprio come dottrina sociale, che addirittura la fa diventare il centro, l'anima, il cuore di tutta la vita economica sociale. E questo a partire naturalmente dalla regola Novarum, perché forse si presenta in quelle cose, ma già ha bene in mente che la persona, la dignità della persona, il cuore, il fulcro di tutto, tutto gira attorno a questo, ma la quadrigesimo anno, e poi, e qui è molto esperto Paolo, c'è tutto il problema e la messa a fuoco ancora di più delle proprietà della persona nelle due, diciamo, nei due documenti del Vaticano II, la Dignitatis Humanae e la Gaudium et Spes. Perché vi dicevo, mi è servito andare alla dottrina sociale della Chiesa e a quello che dice la Chiesa in generale, la teologia sulla persona. Perché ci sono la dignità della persona, la libertà della persona, l'unità della persona, la coscienza della persona, oggi sono diventati dei temi particolarmente importanti e devo dire molto, molto problematici. E non basta più studiarli anche con una disciplina, io dico asettica, oserei dire anche asfittica come la sociologia, però essendo una disciplina che cerca comunque di interpretare una realtà che si è fatta sempre più complessa, sempre più dinamica, sempre più complessa e dinamica, perché c'è un'interdipendenza delle dinamiche interne, quindi, come dire, è un processo esponenziale che non finisce e ha bisogno di, e lo sta facendo, ecco, anche sociologi che non si rivolgono necessariamente alla dottrina sociale lo stanno facendo, ha bisogno di rimettere a punto metodologie, assunti, classificazioni, e quindi ancor di più ha bisogno di trovare una interdisciplinarità, una transdisciplinarità. Del resto questo l'aveva anche molto teorizzato Max Weber, dice che ci vuole una visione dei filosofi, dei poeti, dei teologi per riuscire a guardare quello che sta avvenendo, per riuscire a arrivare nei sentieri dell'esperienza umana, per arrivare ai segni dei tempi. Vi lascio ancora, e naturalmente io lo studiavo, Paolo, tu mi sei testimone, tutto qui, il peccato, tutto, e quanto il peccato, come dire, da una parte vulnera profondamente la dignità della persona umana, ma non la deforma, che è uno degli elementi che a me mi ha fatto riflettere di più. E pensate, sono andata, e questo ve lo voglio leggere, molti di voi lo conosceranno sicuramente, io ve lo leggo e poi mi dovete dire secondo voi chi è che ha scritto questa cosa, parlando proprio delle lacerazioni, delle vulnerazioni che il peccato provoca nell'uomo e nel suo pensiero. Allora, questa persona scrive: se noi consideriamo la natura dell'uomo, sempre vediamo una scintilla della divinità nel suo petto, un entusiasmo per il bene, una spirale alla conoscenza, una nostalgia della verità. Solo che la fiamma della cupidigia spegne le scintille dell'eterno, la nostalgia della verità si spegne sotto il potere della menzogna, così l'uomo non realizza il suo fine e rimane l'unico membro della creazione che non sia degno del Dio che lo ha creato. Bene, questa è una frase estrapolata e sottolineata da Max Horkheimer in un suo testo, La nostalgia del totalmente altro, ma questa frase appartiene a Karl Marx. Ed è
una cosa, perché bisogna prima, ho sentito proprio dal professor Zanneri il fatto che bisogna dialogare con tutti, Rigo Bello, il professor Rigo Bello diceva che bisogna dialogare con tutti. Ecco, io quando non riesco a dialogare con tutti perché non mi trovo persone di fronte che hanno altra idea dalla mia, convoco altri laici o pensatori e studiosi che hanno un pensiero non cattolico e mi servono per giustificare, per legittimare alcune considerazioni che sono credenti e cattoliche, come ho usato per dire della libertà dell'uomo, e poi così arriviamo al centro di quello che mi interessa, della libertà, della dignità, della possibilità di scegliere, che però è sempre una libertà di una creatura, quindi comunque una libertà limitata. Beh, questa volta anche per far capire la pesante responsabilità insieme alla libertà assegnata all'uomo, alla persona, mi sono rivolta al protagonista del ritratto di Dorian Gray, perché c'è un'affermazione molto singolare, dato il tenore del romanzo, che ricorda molto quello che dice la dottrina sociale della Chiesa, o quello che dice, diciamo, la teologia. Dice a un certo punto: so che cos'è la coscienza, questa è la frase, e quanto di più divino esiste in noi. Essa ha una sua terribile realtà, può essere comprata, venduta, barattata, la si può avvelenare o rendere perfetta. Io devo dire che fa una sintesi, hai proprio tutto il senso, e della responsabilità e della libertà e della possibilità non di deformare ma di deviare la tua, il tuo essere all'immagine di Dio. Qual è il punto centrale? Il punto centrale che a me colpisce da studiosa, che mi incuriosisce oggi, del quale io ancora e per il quale ancora non ho trovato tutte le categorie appropriate, ma sicuramente come un grosso filone sociologico sta riprendendo in mano la categoria di persona, deve rientrare nel nostro lessico scientifico dopo che l'avevamo abbandonata in favore dell'individuo, del soggetto, deve rientrare, perché appunto se vogliamo interpretare alcune dinamiche complessissime abbiamo bisogno di categorie adeguate e di fare domande adeguate alla realtà, perché poi alla fine la ricerca non è qualcosa di metafisico, è un interrogare la realtà, e a secondo se la interrogi bene, se la interrogi con i termini giusti, questa realtà ti restituisce delle possibili, probabili risposte. Secondo me uno dei problemi aperti è quello della capacità oggi dei soggetti di esercitare la loro libertà, di esercitare la loro libertà e di avere una coscienza critica rispetto agli eventi e al significato di dare agli eventi. Io qui ancora vi leggerò una brevissima frase, perché secondo mio modestissimo avviso, e lo inserirò in un testo perché trovo che poi ci sono degli atti, degli eventi che rappresentano, riescono a fare sintesi di argomenti e di problemi. Per me un esempio emblematico della persona come soggetto protagonista di atti di giudizio ci viene dalla documentazione che ha addotto Benedetto XVI per spiegare la sua rinuncia al pontificato. So benissimo che c'è un codice canonico, so benissimo anche questo, vi risparmio tutti questi passaggi, so benissimo che già da Pio XII si è iniziata a pensare come si doveva fare, ma a me non, adesso a noi, o a, così nel ragionare insieme, non mi interessa questa parte. Mi interessa invece che in questa dichiarazione emerge in modo chiaro la facoltà di decidere in piena libertà, dignità, coscienza morale e verità. Che cosa dice?
dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà dichiaro di rinunciare al ministero di vescovo di Roma. Ecco, secondo me questa decisione ha avuto come effetto riflesso, ha testimoniato come effetto riflesso alla mentalità contemporanea che è possibile raggiungere il massimo dell'autonomia soggettiva nella scelta, però basandosi su quell'alleanza tra fede e ragione, e ritrovando quel vincolo tra libertà e verità, che non è una segregazione della libertà, ma semmai apre un orizzonte di libertà. E in questo, Benedetto, in quel gesto epocale, ha dimostrato anche quello che dice Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium, ossia che la fede non ha paura della ragione. E così come diceva Paolo VI, la fede non è una paralisi del pensiero. Piuttosto, cito Paolo VI perché lo trovo efficace per i problemi della contemporaneità, piuttosto la fede infonde fiducia all'intelligenza, la rispetta, la esige, la difende, allarga gli orizzonti della comprensione, ed è questo quello che ci interessa, sempre Paolo VI lo dice, ed essendo un principio dinamico di moralità, incita all'azione. Che cosa voglio dire? Dimmi quanti minuti ho? No, ma ne faccio cinque. Ne faccio cinque perché veramente tu sei stato non solo cortese e generoso di tutte le donne, non voglio proprio, come dire, penalizzare gli ultimi due interventi. Allora, arrivo al punto in 5 minuti. Molti studiosi dicono che la nostra è un'epoca prigioniera dell'istante, altri dicono che è l'epoca dell'attimo fuggente. Comunque ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi e sono intanto una coesistenza di svariati sistemi simbolici che non riescono più a coordinare un principio di nessun genere e non riescono neanche ad aiutare la collettività, gli individui a ritrovare quella condivisione, quel coordinamento, quell'integrazione, quella regolazione che comunque sono necessari all'interno di un contesto sociale. C'è una crisi di legittimità delle istituzioni, vi faccio anche qui lo spunto di tutto quello che questo produce. La cosa più scontata di tutti, i processi, la globalizzazione, ma soprattutto l'influenza della rete, che è esponenziale. Che cosa ha fatto? Ha prodotto un altro problema che si ripercuote sull'individuo, ecco perché a questo voglio arrivare. Si ripercuote sull'individuo e si ripercuote su tutta una serie di cose. Che cosa hanno fatto i processi di globalizzazione e l'influenza della rete? Hanno praticamente reso obsoleto lo spazio sociale che era definito e lo hanno sostituito con uno spazio estetico che è più elastico, che non solo non dà più il senso di appartenenza neanche il senso geografico, ma ha rotto quella capacità e quello spessore condiviso della morale. Altro, in questa complicazione sta emergendo, già era emerso nel periodo naturalmente di Semer, di Weber, ma già era emerso da prima, ma comunque sempre di più si fa strada il processo di individualizzazione del sé, che è quello che poi a me interessa particolarmente, che interessava molto alla Gaudium et Spes, perché ci torna tanto e dice questi squilibri, queste mutazioni vanno a colpire, si produrre e creano squilibrio proprio nella persona e nell'individuo. Cosa,
sta avvenendo, che questo orizzontalismo valoriale, questa autoriflessività che l'individuo oggi ha, questa questa autofondazione, no? Questo individualismo, come dire, con derive narcisistiche, non so, almeno dagli studi, dalle ricerche che noi e dai dati che vengono fuori dalle ricerche, non è che sta emancipando le singole personalità rispetto al passato, ma le sta assoggettando, rendendo quasi schiave del senso comune, e le sta rendendo, cito perché questa è una sintesi di molti sociologi che si stanno occupando di questo, sta rendendo le individualità sempre più decentrate, fluide, ansiose di conferme e di riconoscimento. Il selfie, per esempio, io lo inquadrerei in questo problema del riconoscimento, come inquadrerei la problematica della, come dire, dell'essere decentrati e fluidi. Se voi ci fate caso, nessuno fa più un'esperienza diretta, ma sono tutte esperienze mediate, perché io, girando, andando nelle situazioni, anche quando ho fatto ultimamente un viaggio, non si guarda una cosa, si fotografa una cosa, si guarda dopo, il che non crea dei problemi. Non voglio essere assolutamente allarmista, perché poi questo può essere anche un momento creativo, però interroghiamoci, non assumiamo passivamente l'innovazione. E quindi questo, come dire, crea squilibrio sullo squilibrio. È vero anche che proprio in questo periodo di una ragione senza trascendenza, molte persone, è vero, fanno a meno di Dio, ma molte persone, questo non lo vediamo con i dati empirici, ancora pensano a Dio come l'orizzonte degli orizzonti di senso, perché poi alla fine la domanda è quella. Ecco, dov'è alla fine, e chiudo, dov'è che ancora mi serve, e credo che alla sociologia serva la dottrina sociale, serva anche la teologia, come credo che serva la sociologia alla dottrina sociale e alla teologia, perché noi abbiamo dei concetti, delle categorie. Non, la sociologia non ha espulso persona, ma non l'individuo in relazione, che è una categoria centrale della dottrina sociale. Inoltre, la sociologia ha sempre pensato all'individuo nella sua, o al soggetto nella sua duplicità, ossia come socialità e individualità, che è un altro tema centrale della dottrina sociale, perché l'individuo, proprio perché è continuamente in relazione con Dio, anzi quella relazione con Dio fonda la categoria di persona, è naturalmente, intrinsecamente in relazione con gli altri, quindi non è pura individualità, ma è individualità aperta alla socialità, quindi individualità e socialità. E infatti anche noi, pensiamo a Simmel, pensiamo a tanti altri autori, noi abbiamo visto sempre il soggetto in una duplice posizione. Guardo l'unica sociologa che è nella stanza, mi riferisco a lei, io veramente sono spuria in questo momento, e vede il soggetto sempre dentro e fuori la società, un essere per essa e un essere per sé, da essa determinato e al tempo stesso determinante. Ecco, tutto questo per dire che in questo momento noi credo che alla dottrina sociale, alla Chiesa, serva di comprendere meglio le piccole storie degli uomini, e forse alla sociologia, mai come in questo momento, serve una maggiore vicinanza al mistero, perché il problema, secondo me, centrale oggi è proprio quello della gestione della libertà.
È paradossale che in un'epoca come la nostra, dove si parla tanto di individualismo, di narcisismo, e che si è creato un narcisismo di massa, che è una patologia di questo anche, è un narcisismo anche, una mistica dell'ego, che è un narcisismo riferito solo al soggetto, proprio in questo momento sembra tornare quello che diceva Tocqueville, cioè questo proprio assoggettarsi totalmente a un pensiero omologante, conformista, forse perché solo nel rapporto con Dio, qui lo dico da credente ma lo dico anche da studiosa, solo in un legame tra trascendenza e immanenza e nel riferimento a Dio, noi sappiamo meglio scegliere, meglio comprendere le categorie del bene e del male.